Marilena Pintore, presidente dell'associazione Vivere a Colori, oggi una manifestazione per sottolineare ancora una volta le carenze della sanità nuorese che costringe tanti cittadini ai viaggi della speranza, una sanità che non dà risposte ai bisogni fondamentali e costituzionali dei cittadini. Questa volta abbiamo voluto tutti i colori, questa volta abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno dei sindacati, dei partiti, dei comitati, dei coordinamenti e degli amministratori che ci rappresentano, gli amministratori locali, regionali e nazionali. Stiamo aspettando. Io credo che comunque questa grande partecipazione sia la risposta al nostro appello, il nostro appello che non è stato un urlo, perché noi il nostro silenzio mille volte è stato assordante. Cosa chiedete? Noi chiediamo e vogliamo il nostro ospedale San Francesco, prima di tutto. Noi vogliamo il servizio qui nel nostro territorio, vogliamo che sia garantito il diritto alla salute e il diritto alle cure e il diritto alla vita. Poi dell'ospedale San Francesco tutti gli ospedali del territorio, perché sono tutti in sofferenza, non ci possono costringere a spostarci. Noi abbiamo anche una posizione, il centro Sardegna ha una posizione giustamente geografica che non consente di fare grandi viaggi e lunghi viaggi della speranza. Quando le persone non stanno bene, non possono affrontarli, quindi qui è veramente a rischio la nostra vita.